L'uomo che ha portato i segreti e la suggestione del calcio totale nella terra delle corride. In Spagna certi successi ambiscono anche letteralmente alla consacrazione. La coppa deve essere anche fisicamente benedetta. La gente è semplicemente in delirio. Vuole riconoscersi nel successo, identificarsi con i trionfatori, sentirsi protagonista, oltre che testimone, di un'ora così importante. Ma per il profeta del gol è tempo di migrare. In Germania, per i campionati mondiali che per la prima volta propongono l'Olanda come possibile protagonista e lui come possibile erede del grande assente, Pelé. Per i tulipani l'avventura mondiale comincia il 15 giugno 74 ad Hannover contro un avversario illustre, l'Uruguay, due volte campione del mondo. Il calcio nuovo degli olandesi fa sommaria giustizia del gioco passatista dei sudamericani, liquidati con un classico 2-0. Settimo minuto, Cruyff a Sorbier, cross e testa di Reppe e gol. Ottantasiesimo minuto, discesa di Van Aanegem, cross a rientrare e Reppe di nuovo a bersaglio. Dopo aver chiuso a reti bianche contro la Svezia, l'Olanda torna in campo il 23 giugno a Dortmund per affrontarvi la Bulgaria. È il sesto minuto, Vasiljev atterra Johan in area e un altro Johan terribile, Neskens, trasforma in rigore. Dopo un altro rigore messo a segno da Neskens, questa volta per fallo su Janssen, l'Olanda arriva al terzo gol così. Girata vincente del puntualissimo Re. Al 79esimo la difesa bulgara commette l'errore di lasciare libero Ion nella sua zona preferita, l'out sinistro. Calmo controllo e cross al bacio per la testa di De Jong, 4-0. Poi, a due minuti dalla fine, un'autorete di Kroll consentirà il 4-1 conclusivo. Frattanto si scontrano le due Germanie ad Amburgo. L'occasione, che come ovvio trascende il fatto sportivo, ha un esito clamoroso. Vinceranno con un gol di Sparwasser i tedeschi dell'Est e quelli dell'Ovest cominceranno a paventare l'eventualità di essere meno granitici di quanto si ritengano. Anche l'Italia, e ti pareva, passa i suoi guai. Il più grosso glielo procura subito Mr. Shannon, abbronzatissima alla sinistra di Haiti. Ecco come. Finiremo per vincere per 3-1, ma è chiaro che non tutto funziona come nelle speranze. Basta osservare i tifosi.
Contro la Polonia ci giochiamo e perdiamo tutto, malamente. Pietruzzo mio, come ti capiamo? Lo so. Capiamo anche loro, è ovvio, voi no. Ma è tanto chiaro. Tu pensi che sia una crisi che si possa risolvere, quella del calcio italiano, a breve scadenza? Io credo che il football europeo ha cambiato molto negli ultimi 10 anni. E soprattutto l'ultimo... Il calcio mondiale, e in particolare quello europeo, si sono molto evoluti in questi ultimi 10 anni, e soprattutto negli ultimi 5. E non mi sembra che la scuola italiana si sia adeguata a questi mutamenti. Oggi tutti giocano un calcio offensivo utilizzando atleti forti e in grado di correre 90 minuti. L'Italia deve invece ancora liberarsi della sua tradizionale mentalità difensiva. In questo senso si può dire che è rimasta indietro di qualche anno rispetto alle altre formazioni. Però si riprenderà molto presto, perché come difesa è ancora la più forte del mondo. E noi lo sappiamo bene, perché segnarle un gol è sempre stato un problema. E tra i giovani sta già trovando attaccanti di valore. Si tratterà di realizzare un buon equilibrio tra difesa e attacco e di esaltare questo equilibrio con un'adeguata condizione fisica. Il 26 giugno a Gelsenkirchen, l'Argentina, che ha vinto il girone di qualificazione che comprendeva l'Italia, affronta l'Olanda. Per i tulipani non ci sono problemi. Mentre per Carnevali, il portiere argentino, ce ne sono almeno 4. Cruyff e la sua orchestra vincono infatti per 4-0 e Ione realizza il primo gol in modo tale da suscitare applausi regali. Molti dicono che tu sei più bravo di quanto sia stato Pelé. Sei d'accordo con questa opinione? Sono contento che este... Sia chiaro che sono molto lusingato dal fatto che mi si paragoni a Pelé. Ma non posso certo essere io a dire che sia il migliore. No, anche perché siamo molto diversi, abbiamo giocato in epoche e circostanze diverse. Un paragone è impossibile. Però ripeto, sono molto contento di essere paragonato a Pelé. Se tu potessi varare un attacco mondiale, con quali 5 uomini lo comporresti? I giocatori bravi sono molti, è difficile scegliere. Direi il polacco lato alla destra, Müller a centravanti, Pelé è uno dei due interni, Jair Signo alla sinistra e Cruyff. Sì, se volete, Cruyff interno sinistro. Anche in Italia poi ci sono molti giovani buoni. Antonioni, per esempio, è giovane e ha molta qualità. Secondo gol all'Argentina. Carnevali ci rimane male. A proposito di portieri. Ecco, senti Dino, tu da portiere puoi giudicare meglio di ogni altro. Qual è la principale caratteristica di Cruyff come uomo gol? Beh, come uomo gol lui prima di tutto ha delle un'agilità non comune. Tira, diciamo, ruba il tempo al portiere, i tiri sono molto tagliati, quindi crea molte difficoltà al portiere. Ad ogni modo, tra i grandi attaccanti da area di rigore, qual è quello che gli somiglia di più? Penso possa essere Müller, che anche lui è molto svelto in area, è rapido e ha quel senso. Ed è anche lui abbastanza imprevedibile, no? Sì, ha anche lui una rapidità che gli permette di anticipare certe previsioni del portiere. Nel mondo penso ce ne siano pochissimi che possono marcarlo abbastanza bene. Penso sia solamente Fox. Quello che sì, il nazionale tedesco che lo ha marcato nella finale di Monaco. Altrimenti bisognerebbe ricorrere alla zona. Che tipo pensi che sia? Ma io purtroppo devo un po' stare a sentire quello che dicono, quello che si legge qualche volta sui giornali, qualche polemica con Vanhanegem, eccetera. Quindi molti campioni hanno un po' il loro carattere e logicamente quando uno è importante... È uno dei migliori del mondo come Cruyff, insomma, anche il carattere perdonato. Senti, comunque con Cruyff nella Juventus che cosa succederebbe? Certamente quando uno ha un grosso campione così significa, insomma, campionato sicuro, ecco, quindi se adesso facciamo fatica qualche volta a vincerlo, qualche volta, delle volte anche non ci riusciamo, probabilmente con lui non ci sarebbero problemi. Thank you.
Johan aggancia sulla solita fascia sinistra, finta il cross di destro, lo effettua viceversa di sinistro e la testa dell'implacabile Reppe non perdona. Dopo aver superato sotto una pioggia torrenziale la Germania dell'Est, l'Olanda affronta in semifinale il Brasile orfano di Pelé, ma proprio per questo determinato a riaffermare la supremazia della propria scuola, l'unica che possa vantare 3 titoli mondiali. Un ulteriore stimolo per i brasiliani è il fatto di essere rimasti gli unici sudamericani a Monaco. Fasi agonisticamente sin troppo vive, gli scontri sono spesso cattivi, certi impatti maligni e deliberati. L'Olanda comunque si conferma degna di aspirare al titolo, sblocca il risultato con Neskens dopo uno scambio con Johan e lo stesso Johan siglerà il 2-0 sfruttando freddamente un servizio di Rosenbrink. I suoi dialoghi mimici con Francisco Marigno hanno momenti molto godibili. L'Olanda è in finale. In effetti il profeta del gol ha contribuito ad una impresa memorabile, consentire ad una squadra per la prima volta ammessa ai mondiali di diventarne finalista. L'euforia dei tifosi è tutt'altro che gratuita. Ecco, senti Giacomo, Cruyff è un campione e come tutti i campioni ha qualche cosa di geniale nei suoi connotati, no? Il campione come il genio prescinde in fondo dal posto dove è nato, dalla gente tra la quale è nato, dall'ambiente che lo ha espresso. Ecco, pensi che Cruyff, se fosse nato per esempio a Bologna o a Tunisi o a New York, sarebbe diventato ugualmente Cruyff? Evidentemente sì, perché un talento del genere non ha insegnato niente a nessuno, è proprio la classe naturale che viene fuori spontanea. Lui si è migliorato, non so, atleticamente, può aver migliorato come tenuto di gioco, ma il resto l'ha tutto avuto dalla natura e direi che è stata molto prodiga nei suoi confronti. Ecco, se fosse stato espresso da un calcio depresso, non so, da un calcio nordafricano per esempio, sarebbe lo stesso diventato un fuoriclasse di statura mondiale? Sì, molto probabilmente sarebbe diventata anche un'ottima squadra, quella in cui avrebbe giocato, perché un giocatore così trascina e fa giocare meglio anche gli altri. È un accentratore del gioco o è sufficientemente altruista, secondo te? È già maturato come giocatore, nei primi tempi era un accentratore, adesso gioca un po' più per la squadra, direi alla Di Stefano, e uno si muove da tutto campo e i compagni ne traggono enorme vantaggio. Ecco, il fatto che l'Olanda abbia espresso con lui questo famoso calcio totale è legato anche appunto alla personalità di Cruyff. Direi che l'Olanda ha avuto anche la fortuna di trovare altri grossi giocatori a fianco a Cruyff e tutti i giocatori dotati fisicamente oltre che tecnicamente. Cruyff ha dato qualcosa in più che gli altri non hanno. Sinora tutti gli ospiti, Giacomo, del nostro film hanno esaltato le qualità di Cruyff. Vediamo di trovargli un difetto, perché nessuno è perfetto, no? A questo livello come giocatore trovargli un difetto è molto difficile, lo si potrà trovare come uomo ma come tale non lo conosco. Diciamo che essere proprio Pignoli al 100% si può dire che non è fortissimo nel colpo di testa. Monaco, è l'alba del 7 luglio 1974. I mondiali si accingono a vivere il loro giorno più lungo, quello della finale. Lo stadio si fa bello.
Sostenere il calcio totale o landesine totali. Oh, a bombe come andiamo? Pronto, Bortoluzzi? Arbitro e guardalinee si avviano. La Germania lascia il ritiro. Parte anche l'Olanda. Beckenbauer, detto Kaiser Franz, capitano tedesco. Questi severi signori vanno a rilevare con teutonica cautela, da una camera blindata, la preziosa Coppa del Mondo messa in palio dalla FIFA, non nel senso di paura, ma di federazione internazionale. È stata scelta con cura, il curriculum di ogni suo uomo vagliato con scrupolo prussiano. Oh, cerchiamo di non passare da via Osop. Vai. Chi c'è in tribuna d'onore? Ah, Stanley Rouse, presidente a vita e forse anche a morte della già citata Federazione Internazionale. Kissinger. Ti pare che potevano mancare le loro altezze? Brandt. Pelé. Gli ultimi preparativi di Taylor. Controllo pressione e peso della palla. Controllo del cronometro. I cartellini per i cattivi e i cattivissimi. Il fischietto fischia, meno male. Frattanto Johan prepara gli strumenti. Lascia lo spogliatoio. Kaiser Franz è il profeta del gol. La strana coppia apre l'ingresso in campo. Primo minuto e primo prepotente scatto di Johan. Quando Fuchs sembra agganciarlo, innesta la quarta, punta su Maier ed Enes, in trafelato recupero sulla sinistra, lo falcia. Il fallo è di Enes e non di Fuchs, come molti hanno detto e scritto.
Feller concede il rigore e nel settore delle mogli dei giocatori e dei tecnici olandesi allo sdegno fanno seguito compiacimento ed ansia. La moglie di Michels non ha il coraggio di guardare e prega, confortata dalla moglie di Neskens incaricato di battere il rigore. È andata, Neskens ha fatto centro e l'Olanda è in vantaggio. Cruyff, se trova un difensore che sa fermarlo bene in area, si porta subito a giocare a centrocampo e da centrocampo non può essere marcato stretto, così mette in opera la sua velocità. Il primo gol, il rigore dato all'Olanda contro la Germania nella finale mondiale è il classico esempio di Cruyff che, marcato stretto da Vox, che sì, marca molto bene, si è portato sul centrocampo, si è fatto dare la palla, è partito in contropiede, così ha preso in filata tutti i difensori che hanno dovuto stendersi. Ottesimo del primo tempo, va via Olsenbein e Jansen lo atterra.